My heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my spiritual master Asmadeva Parmarajatam Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnu Pada Ashtotara Satsi Shri Ma Rupa Nugacharivaya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Prima di tutto offro il mio cuore come petali di fiore migliaia di volte al mio maestro spirituale Srila Nitya Lila Om Vishnu Pada Ashtotara Satsi Shri Ma Rupa Nugacharya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam to my guru's guru and to his guru and to all the great teachers in our unbroken line going back 37 generations to see Krishna himself. Poi offro i miei pramani, i miei omaggi migliaia di volte al guru del mio guru e al suo guru e a tutta la catena disciplica ininterrotta di maestri spirituali che va fino a migliaia di anni fa a Krishna stesso. And finally, I offer my pranam to all my dear brothers and sisters. Infine offro il mio omaggio a tutti voi miei cari fratelli e sorelle. So this morning we want to discuss the philosophical foundations of our Gaudiya tradition. Stamattina vogliamo discutere la tradizione filosofica le conclusioni filosofiche della nostra tradizione Gaudiya Vaishnava. And establish why it is so relevant now to the entire world. E stabilire perché è così rilevante adesso per il mondo intero. There is so much confusion about the spiritual life. C'è molta confusione oggi sulla vita spirituale. Many persons, they think that the spiritual life is not scientific. Molte persone pensano che la vita spirituale non è scientifica. That is not rational. Che non è razionale. But actually, the Vedanta gives a very exact spiritual science. Ma in realtà i Vedanta danno una scienza spirituale molto esatta. And that spiritual science is also universal. E quella scienza spirituale è anche universale. For everyone. Per chiunque. And the components of that spiritual science have been touched by great thinkers in the past. E i punti di questa scienza spirituale sono stati toccati da grandi pensatori nel passato. I'm going to stand up and walk around a bit today. This is a university lecture. Oggi voglio stare in piedi e muovermi un po', sarà come una lezione universitaria. Our subject is a universal spiritual science. La nostra materia oggi è la scienza spirituale universale. Now, you were all born in the 20th or 21st century. Siete tutti nati nel 21° secolo. So everyone has a specific conditioning or way of thinking about the world, which is a product of their culture and their education and their circumstances. E tutti voi avete un modo di pensare che è un prodotto delle circostanze della società in cui vivete. And it just so happens that the modern culture and modern conceptions
they're very antagonistic to theism. E succede che la cultura moderna e il modo di pensare della società oggi è molto contraria al teismo. So there are reasons for this. Ci sono dei motivi per questo. Let's look at the totality of the conception in the various fields of education. Vogliamo vedere in contemporary society. La totalità dei concetti nei diversi nei diversi campi dell'educazione nella società moderna. Vogliamo vedere in contemporary society. Nella società moderna. For example, how can we understand ourselves better? Per esempio, come possiamo comprendere noi stessi meglio? For that we have the subject. You can study psychology. Per quello abbiamo la materia da studiare, psicologia. So many different types of psychology. Behavioral psychology, cognitive psychology. Ci sono diversi tipi di psicologia cognitiva e del comportamento. Now it's very popular personality profiles. That means trait psychology. The traits of of a person's character. Traits psychology. Ad esempio oggi va molto di moda i tratti della personalità. Traits such as openness, agreeableness, conscientiousness. Come ad esempio l'apertura e la consapevolezza. So, but when you go to study this subject, the foundation of this is it is taught in such a way that all of our psychological functions depend on neurology, our brain structure. Ma andate a studiare che tutte queste cose che compongono la psicologia hanno anche a che vedere con la neurologia, ovvero la struttura del nostro cervello. If a person has more neurotransmitters moving in the reward system, they're more happy. Se una persona ha più neurotrasmettitori nella parte del cervello che si occupa del premio, del compenso, è più felice. So in this way, your whole personality and even your behavior, your choices, is completely deterministic. In questo modo tutta la vostra personalità è completamente deterministica. Just based on brain structure. Ovvero basata secondo loro solo sulla struttura cerebrale. So the theory of neurology is based on biology. Quindi la teoria della neurologia, sulla quale la psicologia si basa, secondo la scienza moderna, si basa sulla biologia. The structure of the nerve, the neurons. Quindi la struttura dei neuroni. But the biology is based on chemistry. Ma la biologia è basata sulla chimica. And the chemistry is based on physics. E la chimica è basata sulla fisica. So at the bottom of everything, what do you have? Some atoms, molecules, and subatomic particles. Quindi alla base di tutto vi ritrovate degli atomi, delle particelle subatomiche. And that is deciding everything about you. E questo decide tutto su di te. Now you have been fully explained. Adesso tu sei stato pienamente spiegato. As an aggregate of particles. Come un aggregato di particelle. Now aggregate of particles has no purpose, no meaning, and also no value. Un aggregato di particelle non ha uno scopo, non ha un significato, quindi non ha neanche un valore. And hence the emptiness and the meaningless and desperation of modern civilization. E questa è il vuoto che si cela dietro la civiltà moderna. If some chemicals are in a bottle or chemicals are in this bottle, what's the difference? Qual è la differenza se ci sono questi elementi chimici che sono gli stessi quelli dentro una bottiglia e quelli dentro un uomo? They come together and then they'll be separated again after some time. Loro si uniscono, poi dopo un po' di nuovo si separeranno. So the modern world view is very empty. Quindi il punto di vista moderno è molto vuoto. So this entire vision of life is mechanistic. Quindi questa visione della vita è meccanicistica. And also
reductionistic, in other words, everything can be explained in terms of the parts that it's made of. E anche riduttiva, perché ogni cosa viene spiegata solamente in base alle particelle che la compongono. Just as the functioning of an engine can be explained in terms of the parts in the engine. Così come il funzionamento di una macchina, di un macchinario, può essere spiegato attraverso le parti che lo compongono. So we are living in the age of mechanism and reductionism. Quindi viviamo nell'epoca del meccanicismo e del riduzionismo. And it leaves no space for the soul. E questo non lascia nessuno spazio per l'anima. It leaves no space for consciousness to be immaterial. Non lascia nessuno spazio per una coscienza immateriale. When the brain functions are going on, you're conscious, and when they stop, you are unconscious. That's it. Ovvero tutto quello si riduce in se quando le particelle del tuo cervello sono vive e lavorano tu sei cosciente, quando il tuo cervello non lavora più non sei più cosciente. This is actually not scientific at all. Questo in realtà non è scientifico per niente. Scientists are by and large not very good philosophers. I scienziati per loro natura non sono dei bravi filosofi. They're not thinking that if one particle has no conscious awareness of itself. If you put another particle and another one and millions of them, they will still not be aware of themselves. Non riescono a comprendere che se c'è una particella che non è cosciente di se stessa, tu ne puoi mettere infinite insieme, ma non creerai una cosa cosciente di se stessa. So behind this idea that consciousness is material is an underlying ignorance. Quindi dietro questa idea che la coscienza è materiale c'è solo dell'ignoranza. It's like saying one blind man cannot see, but if you have a thousand blind men. È come dire che un uomo cieco non può vedere, ma se tu metti insieme migliaia di uomini ciechi. So if one atom is not aware of itself, millions of them will also not be have consciousness. Quindi se un atomo non è cosciente di se stesso, anche milioni di atomi messi insieme non sono coscienti di loro stessi. So the idea, the worldview of mechanism. And the worldview of reductionism, that everything can be explained in terms of its parts. Actually, that is a very modern thing. That was not an idea in the classical world. Quindi il punto di vista moderno del mondo, che del meccanicismo e del riduzionismo, che significa in pratica che una cosa può essere spiegata semplicemente attraverso le sue parti che la compongono, è una cosa solamente accettata dalla società moderna, che nell'età classica non era mai pensata dalle persone. So, now we're going to go back a little bit into the classical world. Adesso vogliamo tornare un pochino indietro nel mondo classico. And it's quite appropriate that this seminar is taking place in Rome. E è molto appropriato che questo seminario prenda luogo in Roma. In the classical world, the idea that everything is a machine or can be reduced to its parts was considered ridiculous. Nel mondo classico l'idea che una cosa è come una macchina e può essere spiegata semplicemente attraverso le componenti che la compongono era considerata ridicola. The classical worldview was called realism. Il punto di vista classico è chiamato realismo. There are different types of realism. Ci sono differenti tipi di realismo. But the essence of it is that the energy from which everything is made cannot come into forms by itself. But there are forms which act on that energy and then cause it to take its shapes. Ma in poche parole può essere spiegato che cannot take form. The energy cannot take a form itself, but there's another element, another component called form, which brings the potential energy into its shape. Che in pratica l'energia non può prendere una forma da sé, ma c'è una forma dall'esterno che causa questa energia di prendere quella forma lì, perché è il potenziale di quell'energia che diventa atto in questo modo. So this idea is called realism, and that is that forms are real. Questa idea è chiamata realismo, ma si riferisce alle forme, quelle forme sono reali. For example, if you have an apple. Per esempio, se avete una mela. This is an apple, this is an apple. So these are all examples of an apple. Ci sono tanti esempi di mele. So if this is an example of apple, this is an example of apple. What is apple? Quindi se tutti questi sono degli esempi di mela, cos'è quella mela? So apple is the appleness.
Quindi la mela è la qualità di essere una mela. It's a universal ideal. È un ideale universale. Which is embodied or instantiated in each of the individual particular apples. Che è incarnato in ognuna di queste particolari mele. So in the classical world, people thought that this universal, the universals of things, appleness, humanness. Quindi le persone nel mondo classico pensavano che questo ideale, questa forma, come l'essere una mela oppure l'essere un umano, catness, essere un gatto. There are many different types of cats, but they all, the energy from which they're made has been shaped by this form called catness. Che ci sono diversi tipi di gatti, però l'energia di cui sono fatti ha preso forma intorno a questo ideale di gatto. A dogness, essere un cane. Goodness, e la bontà. All the, they thought that these things, these universals are real. Loro pensavano che questi universali sono reali. We don't think that. We think it's ridiculous. Mentre adesso la società moderna pensa che è ridicolo. Due to our mechanistic education. Perché abbiamo avuto un'educazione basata sul meccanicismo. So we want to explain why actually it's not ridiculous, it's very necessary concept. E io voglio spiegare il motivo per cui questo in realtà non è ridicolo, ma è un concetto molto necessario. For example, here is a man. What is it that makes us all men? Per esempio qui c'è un uomo, ma cos'è che ci rende tutti uomini? Madness. L'ideale di essere un uomo. There is a form which is acting upon the energy that makes us take this shape. C'è una forma che agisce sull'energia e ci fa prendere questa forma. This is the idea. Questa è l'idea. For example, if a person, let's say a person has is very fat or has only one leg. Ad esempio, diciamo che c'è una persona molto grassa oppure una che ha solo una gamba. Then the madness is not fully manifested. Allora, because there's some defect, it's been blocked. La forma dell'essere umano non è pienamente manifesta perché è bloccata da un qualche difetto. So when the form is very nice and perfect like Vitruvian man, quando invece la forma è molto perfetta come ad esempio l'uomo vitruviano, then you say, oh, this is a good man. Allora dicevo, questo è un buon uomo. If you see a dog old with only three legs, se vedi un cane vecchio con solo tre gambe, it's not an ideal example. Non è un esempio ideale. So you see a very healthy dog, this is a good example of dog. Ma se vedi un cane molto in salute, dici, oh, questo è veramente un bel esemplare di cane. So just as the universal manness or dogness is existing in the particular forms, così come tutti gli ideali esistono nelle loro forme particolari, we can also say that this is a good man, good dog, good apple. So goodness is also existing in them. It's another universal. Noi possiamo dire questo è un buon uomo, questo è un buon esemplare di cane, quindi c'è anche un altro universale, ovvero quello della bontà, della completezza. So a question comes, what is the form of goodness? Quindi viene la domanda, qual è la forma della virtù? Socrates called this the summum bonum. Socrate lo chiamava il summum bonum. What is the totality of the good? Ovvero la totalità del bene. And he offered them that is God. E lui disse che poteva essere che era Dio. So in the beginning of the commentary of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada said, this Srimad Bhagavatam is explaining the summum bonum, the totality of the good. Per questo Prabhupada nell'introduzione allo Srimad Bhagavatam scrisse che questo libro, lo Srimad Bhagavatam, parla del summum bonum, ovvero la totalità del bene. And a person can only have auspiciousness, happiness, and success in his life when he comes to realize the summum bonum, the totality of goodness. E una persona può avere completo auspicio e realizzazione nella, e perfezione nella loro vita solo se loro realizzano questo summum bonum del bene. Now, great philosophers of the main religions of the world, they all had a very strong grounding in this realism, that forms or ideals have a reality. Tutti i grandi filosofi del mondo avevano un grande background in questa idea del realismo. In the Islam, one of the greatest scholars of Islam, his name was Averroes. Uno dei più grandi scolari dell'Islam era Averroes. And he wrote extensively about this philosophy of realism to substantiate the existence of God according to the ideas of the Quran.
E lui aveva scritto in base a questa idea del realismo per dimostrare l'esistenza di Dio. To substantiate the principles as expounded in the Quran. Per dimostrare filosoficamente dei principi scritti nel Corano. And also in the Jewish religion, Maimonides also very elaborately wrote about the philosophy of realism to support the Jewish faith. E anche questo Maimonides, che è un filosofo della tradizione religiosa ebraica, lui anche deliberò sull'idea del realismo in modo da poter dimostrare filosoficamente le idee religiose dell'ebraismo. And in Christianity, Thomas Aquinas also wrote elaborately on the subject of realism. E anche Tommaso d'Aquino qui in Italia scrisse si addentrò nell'idea del realismo. Now all of these philosophers of Judaism, Islam and Christianity, they took their foundational ideas from Aristotle. Tutti questi filosofi che appartengono a diverse religioni presero quindi queste filosofie, la loro base filosofica dalle idee di Aristotele. But though Aristotle has described realism elaborately, we can see in 384-322 BC. Ma anche se Aristotele scrisse sul realismo in maniera molto completa nel 384 avanti Cristo. But that was not the first very academic and rigorous explanation of realism. Quella non era la prima e accademica e la più rigorosa spiegazione del realismo, ma ce n'era un'altra. There was a great exchange between ancient Greece and India. C'era un grande scambio tra la Grecia antica e l'India. Perhaps you know, Alexander the Great went to India. Forse voi sapete che Alessandro Magno andò in India. So, even before Aristotle, the most rigorous discussion of realism was presented by Gautam Rishi in what is called the Nyaya Sutras, the Sutras of Logic, 500 years BC. Nel 500 avanti Cristo l'idea del realismo fu spiegata in maniera molto rigorosa e accademica da un altro filosofo in India, Gautam Rishi, nel Nyaya Sutra. Yes. So 500 years BC. I'm giving some dates here now for the Vedic philosophers, and these are the dates given by scholars in academia. But within the tradition, we consider that actually their work is much older. E queste sono le date che sono date dagli accademici e dagli scolari durante la storia, ma noi consideriamo che questa idea è molto più antica. Now, Gautam Rishi, his philosophy of Nyaya was based on the Vedas of yesterday. La filosofia del Nyaya di Gautam Rishi era basata sulla filosofia dei Veda che furono compilati da Vyasadeva. So what we're discussing today is this, the search for the eternal, the perennial, the universal spiritual science. Quindi noi adesso vogliamo discutere della scienza spirituale originale. You have this word in Italian? No. Perennial? No, I don't know. Perenne. You understand, right? Perenne. How do you say perennial in Italian? Perenne. So, we'll just summarize a few thousand years history here. You can see, as far as the philosophy of realism is concerned, you can draw a straight line from Vyasadeva to Gautam Rishi, through the Greeks, Aristotle, and then into the main philosophers of Islam, Judaism, and Christianity. Quindi dal momento più antico di cui abbiamo una testimonianza delle idee del realismo, noi possiamo fare una linea da Vyasadeva, Gautam Rishi, Aristotele a queste religioni più recenti. So I want to give a little background, because when you first hear the philosophy of realism, it seems improbable and implausible. Voglio dare un background perché quando noi ascoltiamo la filosofia del realismo per la prima volta ci può sembrare una cosa improbabile e non verosimile. But if you examine things very carefully and go through the steps, you see actually it's inescapable. Ma se voi la esaminate in maniera meticolosa, in realtà vi rendete conto che è una teoria ovvia e anzi non può essere negata. So we want to briefly look at how it was that Aristotle
or why it was Aristotle formulated his philosophical presentation of realism. Adesso vogliamo vedere come Aristotele formulò la sua idea del realismo e perché la formulò. It was a response to some pre-Socratic philosophers. Era una risposta ad alcuni filosofi presocratici. First of all, there was a philosopher named Parmenides. Prima c'era un filosofo chiamato Parmenide. 6th or 5th century BC. Nel quinto o nel sesto secolo avanti Cristo. And he taught what is called static monism. E lui insegnò quello che era il monismo statico. That is the idea that everything is static, nothing is moving. Ovvero l'idea che tutto è statico, niente si muove. And that all change is an illusion. E che tutto il cambiamento è un'illusione. If you have a block of ice. Se voi avete un blocco di ghiaccio. Then we say generally that it melts and it becomes a puddle of water. Generalmente noi diciamo che si scioglie e diventa acqua. But he would say that the puddle of water, before the puddle of water appears, it did not exist. Parmenide avrebbe detto che prima che l'acqua si fosse apparsa da questo ghiaccio non esisteva. So something which does not exist cannot come into existence. Quindi una cosa che non esisteva non può venire all'esistenza dal nulla. So there's no change. Quindi non c'è nessun cambiamento. Only this is some idea in our mind or some mistake of our senses. Ma è solamente un errore dei nostri sensi o un'idea nella nostra mente. His ideas were supported by Zeno. E le sue idee erano supportate da Zeno. Zeno gave so many paradoxes to prove that there's no motion, there's no movement. Zeno ha dato moltissimi paradossi per provare il fatto che non c'era nessun movimento reale. He said, let's say you want to go from A to B. Lui diceva, supponiamo che tu vuoi andare da A a B. But before you can get to B, you have to get halfway there. Ma prima che arrivi a B devi fare metà strada per arrivare lì. But before you get halfway there, you have to get halfway to that point. Ma prima di arrivare a quel punto devi fare metà strada per arrivare a quel punto. But before you can get halfway to that point, you have to get halfway to that point. Ma prima di poter arrivare a quel punto devi fare la strada di arrivare almeno a metà strada per quel punto. But before you go there, you have to get halfway. Ma prima di andare là devi fare metà strada. And it's infinite. È infinito. And so actually no one can move, everything is stuck. E quindi dimostrava così che in realtà niente si può muovere ma tutto è bloccato. He gave the example of Achilles and the tortoise. Lui diede un esempio di Achille e la tartaruga. The tortoise has a head start on Achilles in a race. He has a head start. La tartaruga inizia prima. So they both start, the tortoise starts to walk and Achilles starts to run very fast. E Achille però corre molto veloce. So Achilles in a certain amount of time he goes this far and the tortoise goes this far. Quindi Achille in un determinato periodo di tempo ha questa lunghezza, mentre la tartaruga ne fa una molto minore. And Achilles will in the next moment go this far, but the tortoise will go this far. And if you break down the time, he will never catch the tortoise. E se voi rompete il tempo, Achille non raggiungerà mai la tartaruga. So in this way, Parmenides and Zeno, they were arguing that change is an illusion. Everything is the same. Loro in questo modo dibattevano che il cambiamento è un'illusione e tutto è uguale. So that is called static monism. Questo è chiamato monismo statico. On the other hand, there was another philosopher named Heraclitus. C'era un altro filosofo chiamato Eraclito. So he was the other end of the spectrum. Lui era dall'altra parte dello spettro. He put forward the philosophy not of static monism but dynamic monism. That means nothing is staying the same. Everything is moving. Lui ha fatto la filosofia opposta, ovvero che niente rimane statico, ma tutto quanto è in movimento. He said the only thing that's permanent is change. Lui disse che l'unica cosa che è permanente è il cambiamento. And he's famous for the saying that no man ever steps in the same river twice. Lui è famoso per il detto nessun uomo mette piede nel fiume due volte. Someone can say, oh, this is the river Ganges. Qualcuno potrebbe dire questo è il fiume Gange. But actually every time you look at it, it's completely different water. Ma ogni volta che lui parlava di un fiume, ogni volta che lo guardi c'è dell'acqua differente. So here we see we have two sides of the spectrum. On the one side nothing changes. On
static monism, on the other side dynamic monism, everything is changing. E da una parte vediamo il monismo statico e niente si muove, cioè il movimento è un'illusione, mentre dall'altra vediamo il monismo dinamico che niente è permanente tranne il cambiamento, tutto cambia. So, but these philosophies, if you analyze them deeply, they are defective. Ma se queste filosofie, se voi le analizzate in profondità, hanno qualche difetto. They go against common sense. Perché vanno contro il senso comune. If you say everything is changing like a river. Se voi dite tutto quanto cambia come un fiume. And a man never puts his foot in the same river twice. E un uomo non mette mai il piede nello stesso fiume due volte. But the man who is thinking, I'm not putting my foot in the same river twice, is the same man. Ma la persona che pensa io non metto il mio piede due volte nello stesso fiume è lo stesso uomo di prima. If everything was changing, then the next moment there wouldn't be a man to compare the previous moment with the next moment. Se tutto cambiava non ci sarebbe stato un uomo che era lo stesso uomo di prima per poter fare questo paragone che il fiume non è lo stesso ma l'uomo è lo stesso. And that everything is staying the same. It depends on the idea that space and time are infinitely divisible. E perché queste teorie stanno alla base dell'idea, hanno alla base l'idea che il tempo è divisibile infinitamente. So in mathematics you can say theoretically they're infinitely divisible, but factually speaking they're not infinite. Time and space are in quantum. So quindi dal punto di vista teoretico noi possiamo dire che il tempo è infinitamente divisibile, ma dal punto di vista pratico non è così perché c'è la divisione più piccola che è quella quantica del tempo. So it was necessary to come up with a philosophy that explains the true nature of the world. That's the philosophy of nature. Quindi era necessario trovare una filosofia che spiegasse la vera filosofia reale, ovvero la filosofia che spiega la natura. So Aristotle proposed that everywhere is energy. Allora Aristotele propose che dovunque c'è energia. This is prime matter. Questa è la materia prima. And form acts on this prime matter that turns the potential into actuality. E la forma, una forma agisce su questa materia prima in modo che essa il suo potenziale diventi atto. So all the matter from which your body is made is potentially human. But only when form acts on that matter becomes actually human. Quindi tutta la materia di cui noi siamo composti in potenzialità è anche un uomo, però solo quando questa forma dell'uomo agisce su questa materia essa prende la forma di un essere umano e vediamo un essere umano. And so he presented this theory of potentiality and actuality. Quindi lui ha presentato questa teoria della potenzialità e dell'atto. Now there was another philosopher. His name was Democritus. C'era un altro filosofo, il suo nome era Democrito. He didn't say that nothing is changing or everything stays the same. He said that everything is made of atoms. Lui non disse che tutto cambiava o che tutto era lo stesso, ma lui rimaneva uguale, ma lui disse che tutto era composto di atomi. And the atoms are coming together into aggregates. And moving around, and that's what makes the changing. Things are changing, but the underlying substance which they're made of is the same, the atoms. E gli atomi si aggregano ed è questo che ci dà l'idea del cambiamento perché si aggregano in modo diverso, ma c'è un qualcosa alla base di questo cambiamento, gli atomi che sono sempre uguali. He's always painted as laughing. He was famous as the laughing philosopher. Lui era famoso come il filosofo che ride. And Heraclitus is always painted as crying. He's famous as the crying philosopher. Eraclito era famoso per il filosofo che piangeva sempre. And some poets considered actually both of their approaches to life are correct. E i poeti considerano che entrambi i loro approcci alla vita sono corretti. Because seeing the folly of human beings, you have to laugh. Perché guardando quanto è caduto l'essere umano devi ridere. But it's also very sad, so you have to cry as well. Ma è anche un po' triste, quindi piangi anche. So, atomism. And so this is the atomism is very close to the idea people have today that everything is just an aggregate of the atoms. La teoria dell'atomismo è molto vicina alla teoria della società moderna, che ogni cosa è solo un aggregato di atomi. So now, from Greece, let's just go back in time a little to ancient India.
Noi adesso dall'età in cui nacque Cristo andiamo un po' indietro nel tempo all'India antica. Exactly the same debate was going on there thousands of years before. Migliaia di anni prima esattamente lo stesso dibattito aveva preso luogo. So there are many proponents of the different sides. We'll just pick a few of them that are famous. Ci sono diversi filosofi che proponevano questi dibattiti, ma noi prendiamo solo alcuni dei più famosi. So we start off with Buddha. Noi iniziamo da Buddha. Gautama Buddha. His philosophy was called the Shanikvad. Gautama Buddha, la sua filosofia era chiamata Shanikvad. That means everything is momentary. Che significa tutto è temporaneo. And then it's destroyed. E quindi è distrutto. And then from nothing, everything comes and is destroyed again. Quindi dal nulla, dal niente, ogni cosa viene e poi di nuovo viene ridotta a niente e viene distrutto. So there is Shanikatva, the quality of momentariness. Quindi c'è Shanikatva, la qualità della momentaneità. So essentially, he was saying everything is changing. Quindi lui essenzialmente diceva che ogni cosa cambia. There's nothing that remains permanent. Perché diceva che non c'è nessuna cosa che rimane alla base permanente. Everything is in a flux, in a flow. Tutto quanto è in un flusso. And then we have Shankaracharya. E poi abbiamo Shankaracharya. He said that the whole world is an illusion. Lui disse che il mondo intero è un'illusione. Only the light of Brahman, only light is real, Brahman. Solo la luce del Brahman, la luce è vera. And it has no varieties, no personality, no form. E questa luce è only just a light. Questa luce non ha varietà, non ha personalità, individualità, non ha forma. So if you compare, you'll see that exactly the same debate was going on in India and in Greece. On the one side, static monism, all change and variety is an illusion, only the light of Brahman is real. And on the other side, dynamic monism, everything is changing, nothing is permanent. Quindi da una parte noi vediamo che c'era un dibattito uguale, essenzialmente uguale. Da una parte Shankaracharya che diceva che qualsiasi cosa è un'illusione, solamente la luce senza qualità è vera. E dall'altra parte vediamo che c'era Buddha con una filosofia che non c'è niente di permanente perché tutto viene dal vuoto e quindi nulla in realtà cambia, cioè so, tutto cambia. They never met each other, but if they met and were discussing, definitely Parmenides and Shankaracharya would be on this side of the debate, and Buddha and Heraclitus would have been on that side of the debate. Quindi se loro fossero esistiti nello stesso tempo, loro sarebbero stati Shankaracharya da quella parte del dibattito e Buddha dall'altra parte del dibattito. And in the middle Democritus would come. No, you're both wrong. E nel mezzo sarebbe arrivato il Democrito. No, entrambi avete torto. Everything is made of atoms. Perché tutto è fatto di atomi. So this is the situation. Now these questions and these different types of answers, they don't go away. Queste domande e i diversi tipi di risposte non vanno via. They are the perennial questions and the perennial attempts to solve those questions. Perché sono delle domande perenni e ci sono sempre dei tentativi di rispondere a queste domande che anch'essi sono perenni. So, in Aristotle solved the problem by saying that the potential energy of matter is real. And the forms transform it. So some matter can one day become a plant, and then the plant becomes part of the body of a human being, and then the human being will become dust again. So everything is changing, but the forms are appearing and disappearing. E Aristotele avrebbe risolto questo dibattito dicendo che c'era un'energia, una materia prima che è reale e questa ogni volta prende delle forme differenti a causa della forma sempre reale che agiva su di esse. Ad esempio magari nasceva una pianta e poi questa energia prendeva la forma di una pianta e poi poteva entrare all'interno di un uomo e quindi a base della forma che agisce su questa materia prendeva delle forme differenti. So, and modern people think in those terms, that there's energy which is existing, and it is the atoms are coming together in aggregates in different ways. E le persone moderne pensano anche in questo modo che ci sono pensano nel modo che ci sono, c'è un'energia materiale che è vera, e gli atomi, in base a come si aggregano gli atomi, essa appare in un modo. But the idea of mechanism is that the parts from which everything are made are fully actual. Ma l'idea
The parts from which things are made are fully actualized. Yes. Of what? The mechanistic idea depends on that. L'idea del meccanismo dipende dal fatto che ci sono che le parti delle cose, ovvero gli atomi, sono, secondo l'idea moderna del meccanicismo, sono in atto. But in the philosophy of realism, that's impossible. Ma nella filosofia del realismo questo è impossibile. Because the material energy is always transforming. Perché l'energia materiale si trasforma sempre. And when something changes, something which is, let's say for example, you have some cold water. E quando qualcosa cambia, diciamo per esempio che abbiamo dell'acqua fredda. It's actually cold. In atto è fredda. But it's potentially hot. Ma è potenzialmente calda. If you bring fire, se voi portate il fuoco, then the potential to be hot becomes actualized by the fire. Il potenzialmente caldo diventa attualizzato dal fuoco. So a potential is only actualized by something else which is already actualized. Quindi la potenza viene attualizzata solamente da qualcos'altro che è già in atto. So when you were a baby, you are potentially an adult. Quando voi siete dei neonati, siete potenzialmente adulti. But not actually. Ma non in atto. And then when you become adult, you become actually adult, but you become potentially an old person. E quando voi diventate adulti, siete in atto adulti, ma potenzialmente siete vecchi. And so all things are changing from potentiality to actuality, and from that actuality to that has itself a potentiality to another actuality. Quindi tutte le cose cambiano da una potenza in atto, ma quell'atto ha un'altra potenza che poi diventerà atto e quell'atto avrà un'altra potenza. So Aristotle, and also especially Thomas Aquinas, will go to his places tomorrow, said that because everything which is potential becomes actualized by something which is already actualized, but that must also be actualized by something which is already actualized. Quindi Aristotele, anche Tommaso d'Aquino diceva questo, e domani andremo nei luoghi in cui viveva, che dicevano che se c'è un qualcosa che ha una potenza, per attualizzare quella potenza deve entrare in contatto con una cosa che ha già quella potenza attualizzata. So there must be an existence which is fully actualized. E siccome anche in quella prossima attualizzazione quella avrà un'altra potenza, which is bringing about the actualization of every other potential, andando avanti ci deve essere un'attualizzazione completa, totale, che è la causa ultima di tutte, di tutta l'attualizzazione di tutti gli altri potenziali. At the end of that chain of actualized objects, there is that which is fully actualized, and that is what we call God. Quindi alla fine di questa catena di cose che possono essere attualizzate, hanno una potenza che può essere attualizzata, alla fine di questa catena ci deve essere una cosa che è completamente in atto, e questo deve essere Dio. So in the realist philosophy, potential transforms to become actual. Quindi nella filosofia realista il potenziale si trasforma e diventa atto. And in India the philosophy is called Shakti Parinamavad. That the Shakti, potential, transforms. In India viene chiamata così, che la Shakti, la potenza, si trasforma. So if one doesn't accept that God has potential and his energies are transforming, then you'll end up either like Buddhism, that there's no foundation to reality, everything is just changing, or Mayavad, that everything that's changing is an illusion and only light is true. So that middle path is the teaching of Chaitanya Mahaprabhu, Shakti Parinamavad. Perché se voi pensate che Dio anche ha un qualcosa che può attualizzarsi, un potenziale non espresso, allora andrete a finire o nel buddismo, che pensa che non c'è nulla alla base dell'esistenza, oppure nel Mayavadi, che pensa che tutto è un'illusione e tutto cambia. E quindi Chaitanya Mahaprabhu invece ha dato un'altra filosofia di mezzo. So the Shakti Parinamavad, transformation of energy, and the classical idea of realism is saying the same conclusion. E questa filosofia e la classica idea del realismo danno la stessa conclusione. Now, we want to look more deeply at the subject of realism. Voglio guardare più in profondità alla materia del realismo. It's founded on the idea of causation. Si basa sull'idea della causa. Aristotle said that there are four causes, and only by understanding these four causes have you properly explained anything. Aristotele diceva che ci sono quattro cause, solamente comprendendo in profondità queste quattro cause
si potevano spiegare i fenomeni. So there's the ingredient cause, that is what is something made of. E la causa ingrediente è di cosa è composto un qualcosa. For example, this house. Ad esempio questa casa. It's made of stone, wood, glass. Che è fatta di vetro, pietra, legno. Then there's the formal cause. Poi c'è la causa formale. Why is the design the particular way it is? Perché la casa è disegnata in un modo particolare. There must be a cause, because if you just go into the forest looking for some wood and some bricks, you will not find it like this. Perché se voi ci deve essere un motivo, perché se voi andate nella foresta a cercare del legno, della pietra, non la trovate in questa forma di casa. Then there is instrumental cause. Poi c'è una casa strumentale. There must have been someone, a builder with some tools, who put everything together so that it assumed that form. Ci deve essere un costruttore che mette tutti questi ingredienti insieme per dargli una determinata forma. And then there is the final cause. E poi c'è la causa finale. What was the purpose? Qual è lo scopo? The purpose is that we could come here and have lectures and kirtans. Lo scopo era che noi saremmo potuti venire qua e avere lezioni e kirtan. It's a place for people to meet and. Quindi è un posto per le persone per incontrarsi e avere un'esperienza spirituale. You can ask Christina. Chiedete a Cristina. This is all she wants in life. Questo è tutto quello che vuole. That this place will be a place where people will come and have spiritual experience, right? Che questo luogo sia un luogo in cui le persone possono venire e avere un'esperienza spirituale. So, final cause is also called teleology. Quindi la causa finale è anche chiamata teologia. Let's just come here. So, the ingredient cause, according to Aristotle, is everything is just made of potential energy, which has no form. Per Aristotele, la causa ingrediente è che tutto ciò che esiste è formato di un'energia che non ha una forma, ma è in potenza. So for Aristotle, for Aquinas, for Averroes, for all these great philosophers, the ingredient cause is called prime matter, and it's just pure potential. Quindi per tutti questi grandi filosofi come Tommaso d'Aquino, Aristotele, loro dicevano, e altri, loro dicevano che c'è questa materia prima deve essere potenza pura. Just pure potential. So in Sanskrit that is called Mahatattva. In sanscrito questo è chiamato Mahatattva. It's just there's no form there, it's a pure potential. Una energia che non ha forma ma è puro potenziale. So then that potential, the Mahatattva, takes on forms. Quel potenziale, il Mahatattva, prende delle forme. Of human beings, animals, angels, and di esseri umani, animali, angeli e così andando. So there must be a formal cause, the cause of the form that makes the potential into actuality. Quindi ci deve essere una forma causale che causa questa potenza di diventare atto. Then we have the final cause is also called teleology. Poi c'è la causa finale che è chiamata anche teleologia. So what it really means is it's not exactly like a synonymous with the idea of the final purpose. Non è proprio un sinonimo dell'idea del fine ultimo. Though that idea is included in it. Anche se quell'idea del fine ultimo è inclusa in questa. Teleology means that something is directed to produce a specific effect. Teleologia significa che un qualcosa viene diretto per produrre un effetto specifico. For example, if you have two billiard balls. Ad esempio, se avete due palle da biliardo e voi giocate. So one ball comes and then it hits the other one. Una palla arriva e sbatte sull'altra. Now what will happen? Adesso cosa succede? Do they both bounce off in opposite directions? E succederà forse che le palle si sposteranno in direzioni opposte? Should they just stick together? Oppure si attaccano? Should they both fly up into the air? Oppure voleranno in aria? Should one of them turn into a tomato sandwich? Forse uno dei due diventerà un panino al pomodoro? When they touch, what will happen? Cosa succede quando si toccano? So all objects have a teleology. That is, they're directed towards producing a specific effect or range of effects. Tutti gli oggetti hanno una teleologia, ovvero che hanno delle qualità che dirigono un effetto specifico. So, if you can explain about something, these four types of causation, then you've properly understood that subject. Se voi potete spiegare di qualcosa tutte e quattro queste cause, allora avrete una visione abbastanza completa di quell'oggetto. Now,
Now we're in a position to understand the world view in which we've been educated in modern times by contrast with the ancient world view. Adesso possiamo fare un contrasto con il punto di vista del mondo in antichità per vedere qual è il punto di vista della società moderna. The perception, the conception of mechanism, la concezione del meccanicismo, is essentially accepting two causes, an ingredient and an instrument. Essenzialmente accetta solo due cose, l'ingrediente e la causa ingrediente e la causa strumentale. And formal cause that universals are real and teleology have been banished from the discussion. Mentre la causa formale, ovvero che c'è l'esistenza di forme ideali, e la causa finale, ovvero che le cose abbiano uno scopo, sono state bandite dalla discussione. The banishment of formal cause and final cause was not the result of some scientific discovery. E il fatto che abbiano bannato dall'educazione queste due cause come reali non è causata da il fatto che ci siamo liberati di queste due cause, che non le prendiamo per vere, non è il risultato di qualche scoperta scientifica. It was completely arbitrary. È stato completamente arbitrario. It was just a choice. No, we're not dealing with these two. È stata solamente una scelta. No, noi con queste due non avremmo più a che fare. And the main reason behind it is. E la ragione vera che sta dietro a questo è. If you include in your discussion formal cause and final cause, then the existence of God is inescapable. Perché se voi includete una causa formale, una causa finale alle cose di questo mondo, allora l'esistenza di Dio diventa inevitabile da dimostrare. If you can take these two out of the conversation, you can get rid of God. Se voi riuscite a levare queste due cause da una conversazione, voi siete riusciti a liberarvi di Dio. No, actually you cannot honestly in good faith take away these causes. Una persona onesta che ha una sincera fede nel sapere la verità non può in realtà levare arbitrariamente queste due cause. And the reason is that they are all interdependent. Il motivo è che queste quattro cause sono tutte interdipendenti tra loro. For example, if you have any object. Ad esempio, se voi avete un oggetto. An object cannot exist without an ingredient. Un oggetto non può esistere senza un ingrediente che lo compone. And an ingredient cannot exist without a form. E un ingrediente non può esistere senza una forma. The form cannot exist without the ingredient. La forma non può esistere senza un ingrediente. Right? So then the final cause is that everything that exists has effects on other things. E la causa finale è che qualsiasi cosa che esiste ha un effetto con le altre cose anche. So the actual definition of a form when it comes into actuality is that a form has specific causal powers. E l'effetto specifico di una forma causa, di una causa formale, di una forma quando diventa attualità, it has specific causal powers. È che ha dei poteri specifici di causalità. For example, the form of a cow. Ad esempio, la forma di una mucca has specific causal powers that it can turn grass into milk. Ha dei poteri specifici di causalità che può trasformare l'erba in latte. No offense to the vegans. No, nessuna offesa ai vegani. But you try it yourself. There's grass outside. Get some grass, take it in your kitchen and make some milk. Ma adesso provateci voi, prendete dell'erba fuori e portatela in cucina e ottenete da quella del latte. No scientist can do it. Nessuno scienziato può farlo. Even spending millions of dollars, they cannot do it. Neanche se spendessero milioni di dollari non potrebbero farlo. That is not just true of cows, but it's true of every single substantial form. The substantial form is defined by its being the embodiment of particular causal powers. E questo non vale solo per le mucche, ma vale per ogni forma sostanziale che ha delle specifiche qualità. Causal powers. Delle specifiche qualità, dei poteri di causalità. So what happens is, if you get rid of formal cause and final cause, and you're just left with an ingredient and it's instrumental. Se voi vi liberate di queste due cause, vi rimane solo la causa ingrediente e la causa strumentale. Then what are you left with? Cosa sei rimasto? Everything's a machine. Che tutto quanto è una macchina. Let's say you have the engine of a car.
È come se avete il meccanismo di una macchina. All the parts are already there. Tutte le parti sono già lì. So that's the ingredient. Quindi quelli sono gli ingredienti. And they act on each other to make the wheels go around. E loro agiscono insieme per far girare le ruote. And that's the instrumental. E quella è la casa strumentale. So the mechanistic idea of the world, when philosophically expressed, means you accept only ingredient and instrumental cause, and redefine them also in a way that they're independent of formal and final cause. E l'idea meccanicistica che è oggi purtroppo alla base della società moderna è che si accetta l'esistenza solo di queste due cause e si ridefiniscono in modo che siano indipendenti dalla causa formale e dalla causa finale. We've already shown that each one of them is dependent on all the others. Dal punto di vista filosofico noi abbiamo già mostrato come queste quattro cause sono dipendenti l'una dall'altra. So to reduce the analysis of any object down just to these two. Quindi per ridurre l'analisi di un oggetto solamente a queste due. It's not only to get rid of this and this, but to redefine these as independent. Non significa solo liberarsi di quelle due cause, ma anche di ridefinire queste due in modo che siano indipendenti. And that is also rationally, it's logically incoherent. E questo è razionalmente e incoerente per la logica. So to say that the ingredient cause is independent of these two is reductionism. Quindi dire che la causa ingrediente è indipendente da quella formale e quella finale è riduzionismo. This part of the machine is just made of atoms. Now, don't talk about it anymore. Questa parte della macchina è solamente fatta di atomi, adesso non ne parlare più. And then this part is acting on the others instrumentally, and that makes mechanism. E adesso queste le parti di questa di questo motore agiscono tra di loro e questo è meccanicismo. So the whole modern concept of the world, which is the embodiment of reductionism and mechanism, comes from the rejection of formal and final causes. E tutta l'idea moderna, l'idea della società moderna. The whole conception of mechanistic thinking is born from the rejection of formal and final causes. È nata dal rigettare la causa formale e la causa finale. So, and this is why your mind can be explained by psychology. E questo è perché la tua mente può essere spiegata solo attraverso la psicologia, puoi dire tutto dalla mente. But your thoughts can be explained by neurology. Ma tutti i tuoi pensieri possono essere spiegati semplicemente dalla neurologia. Which is actually just biology. You see how it's reducing? Che è solamente biologia, quindi. And the biology is actually just chemistry. C'è una riduzione e la biologia non è altro che chimica. And the chemistry is actually just physics. E la chimica non è altro che fisica. And the physics is just particles. E la fisica non è altro che particelle. And that's all you are. There's no meaning and there's no God and there's no soul. E questo okay? È quello che sei e non c'è nessun motivo per questo, non c'è nessun animo, non c'è nessun Dio, ok? So this modern way of looking at the world, for someone who knew the classical explanation of causation, they would just think, oh, you are quite stupid. Questo modo moderno di percepire la realtà, per qualcuno che conosce bene l'idea, la filosofia classica, questa persona si rende conto che è un po' stupido. It could never be accepted. Non potrebbe mai essere accettato. And this is why persons who are very much against God and against religion have removed all classical education from the education system. E questo è il motivo per cui persone che sono per loro natura contro Dio e contro la religione e la spiritualità, loro hanno rimosso dall'educazione sempre di più la parte classica della storia. I just want to move on to one topic of what are these forms? Adesso voglio muovermi su un altro su una materia. Cosa sono queste forme? Because realism depends on the idea that forms are real. Perché il realismo dipende dall'idea che le forme sono reali. So Socrates, there he is. Qui c'è un dipinto di Socrate. You know, he was sentenced to die by drinking poison. Lui era stato aveva una sentenza di morte bevendo veleno. But he was not afraid at all. Ma lui non era per niente preoccupato. Because he knew, I am the soul. Perché lui sapeva, io sono l'anima. No one can kill me. Nessuno può uccidermi. This body may be dissolved, but the soul will live forever. Questo corpo potrebbe dissolversi, ma l'anima vivrà per sempre. So Socrates is pointing up. Quindi Socrate mette il suo dito in alto. Because for him, the forms
have their origin in the transcendental plane. Perché per lui le forme hanno origine nel piano trascendentale. So Socrates gave a famous example, and it's actually recorded in the Plato's Republic. E Socrate diede un esempio famoso che è stato che è stato scritto da Platone nella Repubblica. Socrates didn't write anything. Plato wrote down the philosophy of Socrates. Perché so sometimes it's ascribed to Plato. Socrate non scrisse nulla, ma Platone, che era un suo discepolo, scrisse alcune delle sue idee. Okay, the idea is this: there's a cave underground. L'idea è che c'è una caverna sotto il terreno. And there are people sitting in this cave and they're chained to the wall, they cannot move. E ci sono delle persone che stanno dentro questa caverna e sono bloccate dalle pareti di essa, non possono muoversi. Behind them there's a fire. Dietro di loro c'è un fuoco. And in between the fire and them, some people are walking by carrying things, and that is casting shadows in the wall in front of them. E tra il fuoco e loro ci sono delle persone che camminano e portano delle sagome che creano delle ombre sulla parete della caverna. So, when they see the shape of a book, they'll say there's a book. Quando queste persone vedono la forma di un libro, dicono oh guarda, lì c'è un libro. But the word book is not referring to actual book, but just to the shadow of a book. Ma loro usano questa parola libro non per riferirsi a un reale libro, ma solo alla forma riflessa nell'ombra di un libro. So in this way they have language, they describe things. But actually nothing they describe is real, they're only describing shadows. Quindi loro hanno un linguaggio e descrivono cose, ma le cose che descrivono non sono reali, ma sono solo ombre. But those shadows and their words point to something beyond the shadows, which is real. Ma queste ombre, anche le loro parole, puntano a qualcosa che sta dietro di esse ed è reale. So then one day one of them escaped and he climbed out. Un giorno uno di loro scappò e riuscì a arrampicarsi fuori. And first when he came in the light he was blinded out. E quando all'inizio venne alla luce lui rimase quasi accecato. But then gradually his eyes adjusted and he saw the trees and birds and all the things that they thought they were seeing, trees and birds. E quando i suoi occhi si abituarono alla luce lui iniziò a distinguere gli uccelli, gli alberi e quelle cose che loro prima pensavano fossero veri uccelli e alberi. So he came back to tell them. E quindi lui tornò indietro per dirlo ai suoi amici. He announced, what you are seeing is not real. E lui annunciò, quello che voi vedete non è reale. It is only a shadow. È solo un'ombra. There is a real world. C'è un mondo reale. Come with me and I'll take you there. Vieni con me, ti porterò lì. And all these guys looked at him and said, you're crazy. E queste persone lo guardarono e dissero, tu sei matto. We're not going anywhere. Noi non andremo da nessuna we'll parte. We'll die if we leave this place. Se noi lasciamo questo posto moriremo. So this analogy has an obvious obviously refers to the nature of this material world and to those who have spiritual realization telling people, please, this life is like a shadow. There is a transcendental world. Questo è esplicitamente un'analogia al mondo materiale e a quelle poche persone che hanno delle realizzazioni spirituali e dicono alle persone che sono perse in questo mondo materiale, per favore cercare di aprire gli occhi, questo mondo non è la realtà assoluta. In Vedic literature it is said, Sristi Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Eka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga. That the material world is a shadow of the transcendental spiritual world. Nella letteratura vedica è scritto che il mondo materiale è un riflesso, un'ombra del mondo spirituale. And so we see a very close resemblance between the ideas presented by Socrates, this world is just a shadow of the eternal spiritual world, and the Vedas are saying the same. Quindi noi vediamo delle analogie molto potenti tra quello che diceva Socrate e quello che diceva la letteratura vedica. Now, many people say that what Socrates has said, what his disciple Plato has said, is the same. But Aristotle has presented a different philosophy. E tante persone dicono che quello che hanno portato Socrate e Platone è la stessa cosa, mentre Aristotele portò una filosofia leggermente differente. The philosophy of Aristotle is called hylomorphism. La filosofia di Aristotele è chiamato ilimorfismo. And it means that the forms actually they don't exist in another plane. They only exist when they're embodied in this world. E significa in pratica che queste forme non esistono in un piano trascendentale, ma fanno parte di questo mondo. That every object is a combination of potential energy and form makes it become actually a cup.
che qualsiasi oggetto di questo mondo è una combinazione della sua materia prima, che è il potenziale, e la sua forma, essa diventa una cosa in atto, come ad esempio un bicchiere. So that is called hylomorphism. Questo è chiamato ilmorfismo. And this philosophy of hylomorphism became the foundation, philosophical foundation of Christianity, Islam, Judaism, through those philosophers we discussed before. E questa filosofia divenne la filosofia basica per la religione cristiana, islamica e giudaica. For example, a human being is a combination between the matter he's made of and his form. Per esempio, l'essere umano è una combinazione tra la materia di cui è composto e la sua forma. But the form of man is corrupt by sin. Ma la forma dell'uomo è corrotta dal peccato. But if a person would take communion, ma se una persona prende la comunione spirituale, then by the grace of Jesus Christ, his form becomes purified of the corruption. Allora, grazie alla misericordia di Gesù Cristo, la sua forma diventa libera dalla corruzione. So even though he may die, that is the form is that the matter dissolves into other forms. Anche se lui potrebbe morire e quindi la sua materia è dissolta in altre forme, but his form, which has become now uncorrupt, can connect again with potential matter and he'll be reborn. Ma la sua forma, and so that is the resurrection of Christ, and through Christ the resurrection of the individual souls as well. Ma la sua forma, che è stata liberata dalla corruzione del peccato, può liberarsi da questo legamento con la materia e prendere un nuovo corpo. Questa è la resurrezione. So, for in our philosophy also, the body is a form which is a potential energy property which is based on the form of the samskaras in the Mahatattva. Anche nella cultura vedica c'è questa materia prima che è la prakriti, l'energia materiale, e ci sono queste forme che sono portate dai samskara, ovvero dalle impressioni nella coscienza, nel Mahatattva dell'attività precedente. So when you die, then according to the form in the Mahatattva, then the prakriti will fill that and you'll have another body. Quindi quando muori, in accordo alla forma, le forme impresse nel Mahatattva, la materia si sprenderà e prenderà un corpo attorno a queste forme. So when you examine them deeply, everything starts to get closer and closer together. Quindi se li esaminiamo in profondità, tutte queste idee diventano molto vicine tra loro. Because Vedic philosophy is realism, and also the Christian philosophy is also based on the realism of Aristotle. Perché la filosofia vedica è basata sul realismo di queste idee, e anche la filosofia cristiana è basata sul realismo di Aristotele. So, just a few hundred years before, Aristotle was speaking about everything being hylomorphism, that is combination of form and matter. In India, Gautama Rishi was saying the same thing. Gautama Rishi, solo qualche secolo prima di Aristotele, diceva la stessa cosa, che le forme causavano il prendere atto della materia. He said, how do you see something? Disse, il modo in cui vedi qualcosa. He said, first when you look at it, you just see the matter. Prima, quando lo vedi, vedi solo la materia. But then your buddhi, intelligence, sees the form, the jati, the samanya, the universal. Ma poi la tua intelligenza, la buddhi, riconosce la categoria di quell'oggetto, ovvero l'universale che è in esso. So the movement of the buddhi, the intelligence to identify, to perceive the universal is called vikalpa. Quindi il movimento dell'intelligenza, che l'intelligenza, la buddhi, fa per riconoscere questo ideale nell'oggetto, è chiamato vikalpa. So first when you look, you just see energy, and then your intelligence identifies the forms, so it goes from nirvikalpa pratyaksh to savikalpa pratyaksh. Quindi a primo impatto, quando noi guardiamo solo la materia delle cose, ma la nostra intelligenza riconosce l'ideale che è in essi. So in the Vedic culture, in the ancient Greece, they have the same ideas in regard to the universals. Quindi nella cultura vedica e nella Grecia antica c'erano le stesse idee riguardo all'universale. That they are real. Che sono reali. And this is why theism, devotion to God, these things were very strong in India and also in Europe. E questo è il motivo per cui il teismo, la fede in Dio, erano molto forti sia in India sia nell'Europa antica. Until finché we became enlightened. Non diventammo illuminati.
In the 17th, 18th century, we all became enlightened. Nel XVII secolo noi tutti diventammo illuminati. The scientists and philosophers like Isaac Newton, David Hume, John Locke, Voltaire, René Descartes. Gli scienziati e filosofi come loro. They all tried to explain the world in terms of mechanism and reductionism. Loro provarono a spiegare il mondo nei termini del meccanicismo e riduzionismo. Now, in terms of inventing things and science, its mechanistic idea has some utility. Allora, dal punto di vista di creare oggetti meccanici, tecnologie, il punto di vista filosofico del meccanicismo può essere utile per quel punto di vista. So don't misunderstand me and think that I'm recommending that we get rid of all technology and live in mud huts. Quindi non mi run around naked. No. Non mi fraintendete, io non sto dicendo che dobbiamo liberarci di questa idea, perché questa idea può essere utile per la costruzione di tecnologie. Mechanism and reductionism is a methodology for making machines. Il meccanicismo e il riduzionismo sono delle metodologie per costruire delle macchine. But it's not a methodology for understanding life. Ma non è una metodologia corretta per comprendere la vita. That's the mistake. When the methodology which was used to invent things gets used as an analogy to explain everything. Questo è l'errore. Then it's destructive. Questo è l'errore che viene fatto quando la metodologia che può essere utile per costruire degli oggetti particolari tecnologici viene utilizzata per spiegare la vita. Questo è riduttivo. So let's come back to we're discussing the mechanism and reductionism and how it relates to the classical conception of causation. Noi abbiamo spiegato il meccanicismo e il riduzionismo e come si comportano rispetto all'idea delle cause dell'antica Grecia. Now just remember what happened in the Enlightenment. Adesso cerchiamo di ricordarci cosa è successo durante il periodo dell'Illuminismo. The result of the Enlightenment was we had French Revolution, Russian Revolution, American Revolution, and the undermining of people's faith in the church and in God. It was a direct result. Undermining. So ricordiamoci che qual è stata la causa di questa idea filosofica dopo l'illuminismo, che ci sono state la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, e tutte queste rivoluzioni erano anche causate dal fatto che era stata minata la fede delle persone nella undermining of religious institutions, nelle istituzioni religiose, and the monarchy. E nei monaci. And all the kings had their heads cut off. E nella monarchia tutti i re furono giustiziati. So the monarchy and the devotion to God working together, that is a natural order. Il fatto che la monarchia e la devozione delle persone verso Dio lavorano insieme è un fatto naturale. In Vedic culture, nella cultura vedica. And everything was turned upside down. E tutto quanto fu rigirato sotto sopra. E questo era un risultato del semplice atto di liberarsi filosoficamente della causa formale e della causa finale. And by extension, now people don't even know what gender they are. E adesso le persone non sanno neanche di quale sesso sono. Before there was the form of man and the form of woman. Now it's like 34 different genders. Prima c'era la forma dell'uomo e la forma della donna, adesso ci sono 34 generi differenti. So as soon as you remove these, everything becomes uncertain. Perché quando rimuovi queste due cause, tutto diventa incerto. Now. Okay, so there was a big implosion and disaster. Quindi c'era una grande implosione e un disastro. But it was completely unnecessary. Ma era completamente non necessario. How did we move from having formal causes? Come siamo arrivati dall'avere cause formali? You see, the point of a formal cause is that it's not reducible. Il fatto perché la causa formale non può essere ridotta. As we mentioned yesterday, for example, the form of water. Per esempio la forma dell'acqua. If you try to reduce it, you see it's made of hydrogen. Se voi cercate di ridurla, vedete che è composta di idrogeno. Hydrogen is the
highly flammable. L'idrogeno è molto infiammabile. And oxygen. Oxygen supports combustion. E l'ossigeno supporta la combustione. So if you get something that burns really well and something that helps things burn, and you put them together, you're gonna get something that really burns. Sì. But what you get? Water. E se voi nella vita pratica prendete un qualcosa che è molto infiammabile e prendete tanto ossigeno, voi avrete un grande incendio. Però a quel livello lì, invece delle particelle, voi unendo ossigeno e idrogeno ottenete l'acqua che è l'esatto opposto. So the form and the teleology, the specific causal powers of water, cannot be reduced to its components. Quindi la forma dell'acqua e la teleologia dell'acqua, quindi la sua causa finale, non può essere ridotta alle sue componenti. And neither can the properties of the components explain the properties of the form of water. E neanche può la proprietà delle componenti chimiche dell'acqua spiegare la proprietà della forma dell'acqua. Instrumentally. Instrumentalmente. There's no instrumental explanation why something which is burns and something which makes explosions put together makes water which puts out fire. Non c'è una causa solo strumentale che possa spiegare questo fenomeno dell'acqua. So when forms are unique, having no instrument or parts that made them, then they have to be pre-existing. Quindi quando queste forme vediamo che sono uniche, che hanno una qualità che non può essere spiegata attraverso le sue componenti, significa che queste forme sono preesistenti. They have to be eternal. Devono essere eterne. Because there was no instrument or part that made them. Perché non c'è nessuna parte strumentale che crea quella qualità lì, che ha quella forma. And because they cannot come about by chance or by accident, they must have come about by design. E siccome questa forma non può avvenire per caso, per incidente, ci deve essere. There must have come about by design. Ah, devono essere nate per disegno, essere state disegnate. So as soon as you keep formal cause and final cause, then the question comes, who is the designer? Quindi quando tiri fuori la causa formale e la causa finale, rimane questa domanda: a cosa è dovuto il disegno di queste cose? Saint Augustine said that all the forms have their origin in the mind of God. Sant'Agostino disse che tutte le forme avevano origine nella mente di Dio. Either you have a mechanism where things come about by just random collision, or you have a design. Sia se hai un meccanicismo in cui le cose avvengono per incidente, sia se hai un disegno predeciso. And if you have a mechanism, e se avete un meccanismo, then everything takes place by chance. Qualsiasi cosa prende luogo per caso. But if you have the form, then everything is a miracle. Ma se avete la forma, qualsiasi cosa sembra un miracolo. It is only created by the inconceivable potency of the wish of God. È solo creato dal potere inconcepibile del desiderio divino. So even Albert Einstein, he said this. Persino Albert Einstein disse questo. He said it depends which way you look at things. Either everything is a miracle or nothing is a miracle. Dipende da come vedi le cose, o tutto è un miracolo o niente è un miracolo. It's very profound. È molto profondo. So, now, the mechanistic worldview tried to get rid of these two and reduce everything to the ingredient and instrumental cause. Il meccanismo moderno tenta di liberarsi di queste due cause e ridurre tutto alle cause ingrediente e strumentale. But it's a complete trick. Ma è un completo inganno. Why? Perché? Okay, you can have a mechanism when parts are moving each other. Voi potete avere un meccanismo in cui le parti di esso muovono l'una l'altra. But the parts themselves must be made of something, the ingredient cause. Ma le parti in sé devono essere fatte di qualche ingrediente. So, if you reduce the ingredient cause down, well, what is it? We can go down to atoms. Quindi se voi riducete questo ingrediente a cosa è, possiamo dire che in ultima analisi è composto di atomi. And then the laughing philosopher Democritus is laughing again. E qui, he was right. E qui il filosofo Democrito ride perché aveva ragione. And in India, the same philosophy, similar philosophy, atomism, is called Vaisheshik. The Vaisheshik Sutras of Kanad Rishi. E in India c'è un filosofo chiamato Kanad Rishi che aveva una filosofia sostanzialmente uguale, chiamata atomica e chiamata Vishesh. Vaisheshik Sutra. Vaisheshik Sutra. Of Kanad Rishi. Ovvero il libro, il Sutra Vaisheshik di Kanad Rishi. Doesn't matter how modern you are or what you discover, there's nothing new under the sun. Voi non importa quanto siete moderni o quale scoperta scientifica avete fatto, non c'è nulla di nuovo che avviene sotto al sole. So,
for reductionism to work, it has to be some final form which is mechanically interacting with everything. Quindi per far funzionare questo riduzionismo ci deve essere qualche forma molto sottile, fine, che lavora meccanicamente tra di loro. And whatever that is, let's just call it an atom. E qualunque cosa sia, chiamiamola anche semplicemente atomo. That atom has to have a particular shape. Quell'atomo deve avere una forma particolare. But what's the cause of its shape? Ma qual è la causa di quella forma? And that atom has to have a particular the causal powers. E quell'atomo deve avere dei poteri causali particolari. That's teleology. Questa è la teleologia. So what happened? Mechanism is they got rid of this cause and this cause, but actually they didn't. They just hit them in the atom and said there's no forms and there's no teleology. Quindi in realtà quello che ha fatto il meccanicismo ha cercato di liberarsi di queste due cause, quella formale e quella finale, ma in realtà non ha fatto altro che nasconderla all'interno dell'atomo. Finta che non esiste. If there's dirt on the floor, someone asks you to clean, you can just lift up the rug, sweep it under the rug and cover it all there. It's clean. Se c'è qualcosa che dovete pulire, voi ve ne volete liberare di questo sporco, voi lo potete nascondere sotto un tappeto e poi pretendere che l'avete pulito. So actually the classical worldview is correct. It cannot logically, it cannot reasonably go away. It can only be hidden. In realtà il punto di vista del classicismo è corretto, perché con la logica non può essere negato, ma in qualche modo cercano di liberarsene. So essentially, just to summarize, the modern worldview is everything is coming from the interaction of atoms. In poche parole, per fare un sommario, il punto di vista della società moderna è che qualsiasi cosa è fatta di atomi. So there are no real forms and there's no teleology. Quindi non ci sono forme reali e non ci sono causalità reali. But what's the form of the atom and where does it get its causal powers from? Ma qual è la forma dell'atomo e da dove ha preso l'atomo ciò che causa? They've just tried to hide these two types of cause in the atom as a cover or an excuse. Loro cercano di nascondere questi due tipi di cause all'interno dell'atomo come una scusa. So that worked for a few hundred years. Questo ha lavorato per qualche centinaio di anni. For a few hundred years everything was mechanistic and we all believed it. Per qualche centinaio di anni tutto era meccanico e tutti ci credevamo. And then what happened? E dopo cosa successe? People got curious, well, what is atoms made of? Le persone sono diventate curiose di cosa sono fatti questi atomi. And so was the development came called quantum mechanics. E ci fu uno sviluppo della scienza chiamato la meccanica quantica. Sub-atomic theory. Ovvero la teoria atomica. So they found that inside there was no mechanism. Loro trovarono che all'interno dell'atomo non c'era meccanismo. The mechanism can't go on forever. Che il meccanismo non può andare via per sempre, andare avanti per sempre. They found that inside the atom was just fields of possibility. E hanno trovato che all'interno dell'atomo c'erano solo campi di possibilità. And everything is uncertain. E tutto quanto non è certo, niente è certo. So the scientist Werner Heisenberg. E gli scienziati lavoravano in Heisenberg. Heisenberg. He said we can't say anything exactly about what is going on within the atom. Noi non possiamo dire nulla di esatto su cosa avviene all'interno dell'atomo. It's just a field of possibilities. È un campo di possibilità. So when this quantum theory was first presented, Albert Einstein rejected it. Quando questa teoria quantica fu presentata, Albert Einstein inizialmente la rigettò. And Niels Bohr was trying to explain to him how this is possible. E Niels Bohr cercava di spiegargli come questo era possibile. So then Albert Einstein said, I don't accept this is just a field of possibility and it's all uncertain. He said, because the famous saying, he said, God doesn't play dice. E Albert Einstein gli rispose, io non accetto questa cosa, che lì c'è solo un campo di possibilità, perché Dio non gioca a dadi. Niels Bohr said to Einstein, Albert, stop trying to tell God what to do. Lui disse a Albert Einstein, Albert, per favore smettila di dire a Dio cosa deve fare. So, this is Werner Heisenberg who was the pioneer of quantum mechanics. Questo Heisenberg, loro erano dei pionieri della teoria meccanica quantistica. This was his understanding. Questa era la sua comprensione. He said, all the elementary particles are made of the same substance. Lui disse, tutte le particelle elementari sono fatte della stessa sostanza. And we can call that energy or universal matter
e noi possiamo chiamarla energia o materia universale. In the words of Aristotle would be prime matter. E nelle parole di Aristotele sarebbe stato materia prima. O mahatattva. O mahatattva. Nei Veda. And they are just different forms in which matter can appear. E sono solo forme differenti nelle quali la materia può apparire. If we compare this situation with Aristotelian concepts of matter and form, we can say that the matter of Aristotle, which is mere potentia, should be compared to our concept of energy, which gets into actuality by means of form when the elementary particles are created. Se noi compariamo questa situazione con il concetto aristotelico della materia e della forma, possiamo dire che la materia di Aristotele, che è potenza pura, potrebbe essere comparato al nostro concetto di energia che si trasforma in attualità grazie a una forma. Quando le particelle alimentari sono create. So we come back to the situation where we find just potential. Quindi torniamo a quella situazione in cui troviamo solo il potenziale. And with no mechanistic way of describing how it happens, it takes form. E senza un modo, senza che ci sia la possibilità di spiegare come avvenga dal punto di vista meccanicistico, questa prende una forma. Brought us around in a circle. E questo ci porta intorno a un cerchio, al ritorno del realismo. And that all the ideas that we can explain everything by mechanism are wrong. E che tutte quelle idee che noi possiamo spiegare la vita con il meccanicismo sono scorrette. They're incomplete. Sono incomplete. They have some utility in certain circumstances, but they cannot explain everything. Hanno dell'utilità in alcune situazioni, ma non possono spiegare tutto. So with the return of realism. Quindi con il ritorno del realismo. Then it is inescapable that God exists. Non si può sfuggire dalla dimostrazione del fatto che Dio esiste. It is inescapable that God is a person. E che Dio è una persona. It is inescapable that the forms come about by his inconceivable energy. E che Dio ha la sua energia che è inconcepibile. So if there's a very powerful person with inconceivable energy, the only way you can know them is if they reveal themselves to you. Se ci fosse una persona che ha poteri illimitati e la sua energia è inconcepibile a noi, l'unico modo per cui noi possiamo concepirla è quando lui si voglia rivelare a noi. Let's say in your life you have a secret. Ad esempio, diciamo che voi nella vostra vita avete un segreto that you never told anyone. Che voi non l'avete mai detto a nessuno. It may even be something very embarrassing. Può essere una cosa molto imbarazzante. And any person who will ask you, you will never tell me. E qualsiasi persona che vi chiede su questo, voi non glielo direte mai. But if there's someone who's very close to you, ma se c'è qualcuno che è molto vicino a te, and they really serve and please you so much, e loro vi servono, hanno un'attitudine di servizio e cercano sempre di darvi molto piacere, then by your choice you can open that secret. Voi per la vostra scelta potete scegliere di aprire questo segreto. There's no other way to know. Non c'è altro modo per sapere questa cosa. Un dottore non può metterti un anestetico, aprire il tuo cervello e cercare di scoprire qual è questo segreto. Only a person who is pleased with another person can reveal that secret. Solo una persona che ha piacere di un'altra persona può scegliere di rivelargli questo segreto. So the return of realism also indicates that God can only be known by devotion. Il ritorno del realismo anche indica che Dio può solo essere conosciuto attraverso la devozione. That is bhakti yoga. Questo è il bhakti yoga. When a person lives their life fully in dedication and service to Sri Krishna, then that inconceivable supreme being, by his own sweet will and grace, reveals himself to that devotee. Quando una persona passa la sua vita cercando di servire Sri Krishna, lui, il Signore Supremo inconcepibile, se è soddisfatto, può decidere di rivelarsi a quel devoto. So I think we found what we were looking for. Io penso che abbiamo trovato ciò che stavamo cercando. At the beginning of the seminar. All'inizio del seminario. What were we looking for? Cosa cercavamo? The universal spiritual science. La scienza spirituale universale. Hare Krishna. Hare Krishna. Are there any questions? Ci sono domande? Actually, there are many loose ends that I didn't tie up.
Ci sono molti rotoli che non ho srotolato. How to reconcile Aristotle with Socrates? Come riconciliare Aristotele con Socrate? And what's Vyasadeva's idea? E qual è l'idea di Vyasadeva? Because it's a little different from Gautama Rishi, the Nyai. Perché è un po' diversa da Gautama Rishi, dal Nyai. These are something for another day, but I just try to lay the foundation of this fascinating subject. Queste cose potranno essere dette in un altro giorno, ma adesso volevo solo stabilire i fondamenti per queste cose. Yes. I didn't understand why the conclusion that God is a person comes from the return of realism. Non ho compreso perché la conclusione che Dio è una persona viene dal realismo. Because the forms are irreducible, they cannot be reduced to mechanisms. Perché le forme non possono essere ridotte a un meccanicismo e basta. So therefore the forms must come by the will of a person. Quindi questa forma deve venire grazie alla volontà di una persona. Let's say you go into some art studio. Ad esempio diciamo che tu entri in uno studio artistico. And there's some lumps of clay there. E ci sono dei lumps of clay. Ci sono delle palle di argilla. So one of the lumps of clay is like the boy David. Ah, una di queste, Michelangelo's David. E delle statue di argilla, e una di queste è la forma del David. Then what do you think? Oh, it just came out of the box like that. E voi pensate, ah, è uscito solo fuori dalla scatola di argilla. When you have specific form with the specific causal powers, then if that is not reducible to just the mechanistic collisions, then must be person's desire involved. Yeah. Ah, non potete dire che questa statua è uscita fuori da sola dagli ingredienti, quindi se la forma non può essere ridotta semplicemente a dei meccanismi, ci deve essere la volontà di un essere umano che può giostrarli. È una buona domanda, perché sicuramente era nella mente di qualcun altro anche. Forse sicuramente tu già sapevi la risposta, hai solo dato agli altri un'occasione di ascoltarla. Grazie alla tua gentilezza. Any other question? Yes, no, no, no. It seems that the age of enlightenment is the work of a devil, so to say. Yes. Sembra che Kali Yuga. Sembra che l'illuminismo sia stato creato. One could argue also that in the Middle Ages it was already like hell for many people who had maybe different opinions than the given ones, so to say. Mm-hmm. And for them it was also kind of freedom, and it's still if you watch, like, for example, the religion of Islam, or they need some enlightenment period, mm-hmm. so to say, which we mm-hmm. have in our culture, mm-hmm. Because now we have potentially to ask questions and to have different views and perceptions, mm-hmm. and be kind of tolerant with each other, like this. Mm-hmm. This was not possible before, with only the Christian religion, which is overwhelming the German culture, mm-hmm. for example, and killing everyone who is not going to their faith. Mm-hmm. And like this was really dark age, actually. Mm-hmm. And this kind of people opened that also up, in a way, isn't it? Yeah. La domanda è che questi illuminari, sembra, questi filosofi che hanno creato l'illuminismo, sembrano una specie di diavoli da quello che hanno predicato, e Gurudeva dice sì, perché siamo nel Kali Yuga, però era comunque un'epoca già oscura, in cui la cristianità a volte si imponeva e uccideva coloro che non entravano nella loro fede, era violenta. Quindi anche queste idee che non avevano, queste persone che ancora non avevano le idee dell'illuminismo, già avevano un certo grado di degrado, nonostante avessero delle idee che si basavano sulla cultura classica. E ad esempio anche ci sono delle, adesso c'è l'Islam, che sicuramente un periodo illuminario gli farebbe bene, perché potrebbe instaurare quelle cose che per fortuna sono nate adesso in Europa, come la tolleranza verso il prossimo e l'apertura mentale, che prima durante il Medioevo e la cristianità spesso mancava. Okay. Ok, first of all, actually there's a big movement in the academia today. C'è un grande movimento nell'accademia oggi. Revising our view of history. Che sta cercando di rivalutare il nostro punto di vista. In that period, the Middle Ages, or what people sometimes call the Dark Ages.
che cerca di rivalutare il punto di vista della storia, e specificamente questa cosa viene fatta tanto riguardo a quel periodo che oggi nelle scuole noi accettiamo come periodo nero. Because the idea that that was the dark ages was an idea of the enlightenment. Perché those days, the bad old days. Perché l'idea che il Medioevo era un'epoca oscura era un'idea messa in gioco dagli Illuminati. And now academics are discovering actually many, many advancements in science and in agriculture and in medicine. They were going on, but they were going on within the classical framework of still having faith in God. Perché adesso le accademie stanno scoprendo scientificamente che in realtà tantissime cose positive come tecnologie mediche e sviluppi all'interno della società sono avvenuti piano piano dalle epoche antiche, proprio durante il Medioevo, dove le persone avevano fede in Dio. So a lot of ideas that we have about the dark ages have been propagated by persons with a specific agenda to diminish the stature and the respect towards religious life. Quindi tantissimi si è scoperto che by connecting them religion dark ages to tie them together for guilt by association. Tantissimi dati che noi abbiamo sul Medioevo furono imposti da queste persone che avevano un interesse personale nel dimostrare che il Medioevo era un'epoca oscura, perché volevano collegare il fatto della religione al fatto di un'epoca oscura. And of course there were problems, people used to fight this and that. Ovviamente nel Medioevo c'erano problemi, le persone combattevano, c'erano conflitto come anche c'è oggi. It's not necessarily caused by the classical worldview. Ma non è causato necessariamente dal punto di vista classico della filosofia e della religione. Because it's very easy to start a war on someone and make a religious excuse for it, but what you really want to do is steal their money. Perché è molto facile fare guerra con qualcuno e usare come scusa la religione, ma in realtà qui la religione non c'entra niente, perché il tuo interesse è solamente quello di rubargli i soldi. There's a lot of radicalization in Islam today. C'è molta radicalizzazione nell'Islam oggi. But it's because they're not following Averroes. Ma il motivo è perché loro in realtà non stanno seguendo i filosofi religiosi dell'Islam antichi. And also we think this time over this is very tolerant and good time. E noi anche pensiamo, questo tempo di oggi è molto tollerante, le persone hanno una mentalità aperta. Even though people did get killed in some fighting and so on in the dark ages, but actually right now more children are aborted than are born. Oggi più bambini sono abortiti di quelli che nascono. The amount of abortions going on is more than everyone who was killed in the First World War, the Second World War, and in the Dark Ages, everything put together. E questo numero è superiore a qualsiasi uccisione che ci fu, è superiore all'intensità, alla frequenza delle uccisioni che c'erano nel Medioevo. But it's sugar-coated in the ideas of the we're all tolerant now. Ma è ricoperta dall'idea zuccherata, dolce, che noi adesso siamo tolleranti e aperti, per questo lo possiamo fare. So, there are different perspectives. Ci sono prospettive differenti. Thing is about tolerance is has no meaning. Questa tolleranza di cui parliamo nella società moderna in realtà non ha alcun significato. Who has power defines what tolerance is. Perché chi ha potere definisce cosa è la tolleranza. So if you are a very religious person. Se tu sei una persona molto religiosa. And you say I don't believe in this particular thing. Then you say you're intolerant. E tu dici io non credo. Who has political power decides who is the intolerant person. E dici io non credo in questa filosofia che dici. Allora quella persona inizierà a cercare di dimostrare che tu sei intollerante. And it is a word which has no practical meaning. Ma diventerà così una parola che non avrà nessun significato pratico. Is it good to tolerate someone killing your family? È buono secondo voi tollerare qualcuno che uccide la vostra famiglia? Sì, io sono tollerante. So what does to tolerate something which is bad? Is bad. Tollerare una cosa che è sbagliato è sbagliato. So you can't tolerate everything. Quindi noi non possiamo tollerare qualsiasi cosa. Una tolleranza universale per tutto è sbagliata. You have to draw a line somewhere. Voi dovete tracciare una linea da qualche parte. And when you have the philosophy of realism, e quando avete la filosofia then you can establish by looking at the laws of nature where to draw that line, which is good, the form of the good and the form of the bad.
voi potete stabilire attraverso la filosofia quella linea in cui le cose sono realmente giuste e quelle che sono realmente sbagliate guardando come interagiscono con la natura. But when you remove God, when you remove any type of absolutism, when you remove the form from the equation, ma quando rimuovi Dio, quando rimuovi l'assolutismo e ogni tipo di religione, then you can just move that line further and further and further until everything becomes completely chaotic and insane. Tu sarai libero di spostare. And here we are. Tu sarai libero di spostare. Di spostare questa linea che segna il giusto e lo sbagliato in là, in là, in là, senza nessun limite. Okay. Hare Krishna.